Vita, aneddoti e amori di Dante Alighieri. Questo è il titolo della rassegna curata da Mariangela Baldi che fino al prossimo 3 ottobre sarà ospitata alla Galleria Comunale di Arezzo. Questa location qui io avevo avuto la fortuna di poterla utilizzare per altre mostre ma una quindicina d'anni fa e il mio sogno infatti era ritornarci e ripresentare alcune opere, questa volta però anche di Aretini, e io credo di esserci riuscita. Un evento patrocinato dal Comune con il sostegno della Fondazione Guido d'Arezzo ed Arte Co, che si inserisce nelle celebrazioni del 700enario dalla morte di Dante Alighieri. Non solo con artisti aretini ma con artisti provenienti da tutte le parti d'Italia e addirittura da tutte le parti del mondo, perché abbiamo anche un artista importantissimo internazionale che viene dall'Egitto. Quindi diciamo che è l'ennesima riprova che Arezzo sta diventando una città sempre più culturale, sempre più città d'arte. Vengo da un studio dell'Accademia di Belle Arti di Brera, ho fatto una mostra intera trattata della Divina Commedia di Dante al Cairo, nella Galleria d'Arte Moderna al Cairo, nell'87, quindi era una mostra molto importante, è trattato la Divina Commedia di Dante dalla A alla Z. Tra le opere in esposizione anche una dedicata alla figlia dello stesso Dante, Antonia, che quando decise di diventare suora prese il nome proprio della musa del padre, Beatrice. La mia voglia era proprio di trasmettere attraverso il volto di lei tutte queste sensazioni. Non a caso l'ho chiamata anche l'equivoco, proprio perché vorrei che la persona che guarda la foto o la pittura o l'opera, qual dir si voglia, nascesse dentro la persona che guarda una posizione, no? Definita e da definire, cioè a seconda del livello, diciamo, di percezione che tu porti all'interno del tuo cuore, puoi vedere l'amante, puoi vedere la figlia, puoi vedere tutte e due queste figure che traslano verso qualcosa di più in alto.